ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Di assenza a causa Covid, la maratonina pretuziana, quasi 2000 iscritti che questa mattina hanno gareggiato nel centro cittadino a Teramo. Una gara all'insegna in particolare del divertimento per festeggiare il 1° maggio. Dopo 2 anni torniamo ad organizzare la 41esima edizione della maratonina pretuziana, che come tutti sanno è un grande evento per la città di Teramo, che è cresciuto tantissimo nelle ultime edizioni, quindi c'è una grande voglia di partecipazione da parte di tutti e lo dimostrano le tantissime adesioni che abbiamo avuto. Tra poco inizieranno le gare, insomma, però abbiamo avuto circa 1700 iscrizioni per la gara non competitiva, la passeggiata di 5 km. E questi numeri appunto la dicono lunga su quella che è la voglia appunto di tutti i cittadini di ritornare alla normalità. Diversi gruppi che si sono iscritti, oltre alle palestre, gli ordini professionali, gli ZTS, la moltitudine rossa dell'Unité con oltre 500 persone. È un evento oramai che è entrato veramente dentro a tutto il mondo sportivo teramano. Poi non dimentichiamoci che a seguire avremo più di 1000 bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, anche questo sarà una grandissima pioggia di colori con le magliette colorate, con i bambini, uno spettacolo entusiasmante anche questo. Presente questa mattina anche Gaia Sabatini, che correrà nel pomeriggio la maratona dedicata ai professionisti. Oggi sarà presente anche Gaia Sabatini, la campionessa teramana che è tornata appunto oggi per onorarci della sua presenza, sarà qui che chiaramente tutto il giorno, correrà nel pomeriggio la gara di 9 km, anche se i 9 km non è la sua specialità, però sarà un'occasione per festeggiare insieme a lei i grandi risultati che ha ottenuto fino a questo momento. Un ritorno a casa per l'atleta teramana che fin da piccola ha corso la maratonina pretuziana. È un onore grandissimo, io corro una maratonina da quando sono piccola, quindi per me è soltanto un piacere essere qui, sono molto felice. Un pensiero va anche al mondo dello sport, che anche con questo evento vuole tornare alla normalità, con le nuove regole che da oggi sono entrate in vigore. Infatti è un evento importante, è importante essere qui oggi, comunque la maratonina non c'è stata per 2 anni, quindi per me è soltanto un onore essere qui e poter celebrare un po' la fine, anche se non è così, del Covid.